un gran campione, no? Se lo sta dimostrando con tutto quello che sta vincendo, credo che già con quello di oggi non ci sono dubbi, no? Che può battere tanti record, per la gente, anche per noi, credo che è molto bello vedere un corridore così, no? Che fa tanto spettacolo. Fantastico! Avete visto tutti che 50 km da solo, meglio di così non si poteva. È partito, è andato, basta, nessuno l'ha più visto. E solo lo sentivo parlare sloveno ogni tanto in radio. Però. Non capisco lo sloveno, devo impararlo, mi sa. Attacco a 50 km dall'arrivo, improvvisato, non pianificato, anche da lui stesso un po'. Dopo un po' ha detto magari non era proprio il momento giusto, però a quel momento lì è andato fino in fondo. Ha fatto fatica perché si è visto un Taddei veramente affaticato alla fine, tutti erano affaticati, quindi una cosa veramente bella, bella per il ciclismo, bella per lui, e quindi veramente uno spettacolo bello. Uno straordinario atleta che è numero uno al mondo, e niente, dai, da qualche anno che veramente sta dominando. Bello piacere, una corsa sognata, una corsa, sai, epica, storica, l'ha fatto alla grande, ha partito a 50 credo dell'arrivo, non ha volato, ha sempre creduto, ha fatto una scommessa su di se stesso e è veramente a un numero della Madonna. Ma Taddei sappiamo tutti, conosciamo bene, gli piace dare spettacolo. Questa è una corsa che gli piaceva dal primo anno che l'ha fatta, che anch'io ero corridore con lui in squadra, me l'ha sempre detto e ci teneva a far bene, ed è una corsa che ha detto che sarebbe tornato per vincerla. L'anno scorso è andato bene, ha fatto sesto e ha detto il prossimo anno torneremo per provare a vincerla. È stato di parola dai Taddei, così, e quando sta bene non ha paura di niente, e attacca da lontano e piace dare spettacoli, penso che il pubblico lo adori in questo.